Allora, Giacomo, la mia prima domanda è: come è nata esattamente la serie di Pizzarotti, la serie per Valigia Blu in video su YouTube? La serie su Pizzarotti. La serie su Pizzarotti, no, niente, è nata leggendo un po' le varie avventure della Giunta di Parma, nel senso che comunque un po' era una cosa che nessuno aveva fatto, nel senso che il Movimento 5 Stelle è ancora un soggetto nuovo, anche a livello satirico, no? Non si sa bene che fare, perché poi è anche un po' un unicum, cioè come fai a prendere per il culo un comico? Cioè, lui era già comico, capito? Quindi dici... Cioè, è anche problematico a livello tecnico, cioè come faccio? Perché lui è uno che ti risponde per le rime, infatti, cioè, comunque Grillo è uno che è molto bravo anche davanti al pubblico proprio perché fa le battute, cioè lui usa le battute, non c'è un cavolo da fare, cioè quando fa i suoi comizi lui usa le battute degli spettacoli. Cioè. Quindi niente, mi era venuto in mente un po' questa cosa ho usato un po' questa metafora dell'attore, cioè come se Pizzarotti fosse un attore, perché, un po' perché non lo sapevo imitare, cioè io ci ho provato, tant'è che mi hanno insultato tutti su questa cosa, nel senso che la prima cosa mi dicevano, ma la voce è diversa, ho capito, ma infatti cioè, è l'attore che interpreta Pizzarotti male e che viene interrotto costantemente da Grillo, insomma l'idea è nata un po' così come un gioco, cioè il fatto che comunque questa giunta così... Questa persona un po' che non conosce nessuno sia un po' nelle mani di Grillo. Insomma, questo era il gioco che volevamo fare. Tra l'altro, uno dei video su Pizzarotti ha avuto un grande successo nel bene e nel male, diciamo. Sì. E, ti volevo chiedere, leggendo tra i... Soprattutto nel male, se leggevi i commenti era più male. Esatto. Però vabbè, sembra alla fine se beve, perché poi non so come funzionano i like di YouTube, però alla fine c'era un più like che un like, insomma, quindi... Però gli insulti erano più, c'erano più insulti che altro. Ma infatti una delle cose che ti volevo chiedere proprio alla luce della lettura di quei commenti, in cui la maggior parte sostenevano appunto che quella non è satira, ti volevo chiedere secondo te che cos'è la satira e per quale motivo secondo te viene definita non satira quella che hai fatto tu? Ma non lo so se quella fosse satira, cioè per me era una cosa divertente, era un gioco, cioè per me nasce tutto come un gioco, cioè alla fine quando ti viene in mente, ah, vorrei fare questa cosa che lui fa, lui è un attore, oppure lui che c'ha, cosa, Casaleggio che è tipo Chewbacca, cioè non lo so, sono follie, cioè per me è chiaramente una follia, poi se tu la ritieni satira o no, purtroppo è soggettivo anche il ridere, no? Adesso... Cioè, non si sa bene cos'è che ci fa ridere. Io poi mi sono pure appassionato all'argomento, mi sono letto tutti i vari, ci sono addirittura dei saggi scientifici, no? Quelli cercano di spiegare perché la gente ride, e nessuno lo sa. Quindi io, cioè, rispetto le persone che ti dicono mi fa ridere, però non so spiegarti perché, e non mi puoi chiedere perché non fa ridere, oppure per me questo non fa ridere, quindi che? Niente, cioè, che ti devo dire? Non lo so, per me la satira, cos'è la satira? La domanda difficile questa. Per me è un po' stravolgere le carte, cioè uno c'ha davanti una cosa e la deve un po' rivoltare come può per riraccontarla in modo diverso, cioè che è semplicemente raccontare la stessa cosa dando un altro punto di vista. Come costruisci effettivamente le storie? Nel senso, quando devi fare un video di questo tipo, no? Come nasce? Ma guarda, in realtà molte cose nascono chiacchierando, cioè peraltro con Domenico che è quello che faceva il morto nella citazione di Weekend con il morto che abbiamo fatto sempre su Pizzarotti, nel senso che noi certe volte chiacchieriamo e ci vengono in mente delle cavolate, ma è proprio una cosa veramente estemporanea, cioè non è che ci mettiamo a tavolino, qualche volta è venuto anche a tavolino, nel senso che ad esempio l'ultimo che avevo fatto, quello sul padre, mi era venuta in mente quest'idea di lui che ormai ha scapocciato, non sa più che fare e c'ha la crisi mistica, no? Sembra quasi un po' Gesù che chiede a Dio di aiutarlo, no? Oppure qualsiasi altro mito tu voglia prendere. E in quel caso sarà un po' più scritta, nel senso che mi è proprio venuta scritta e l'ho scritta e l'ho buttata giù, infatti è un po' più testuale rispetto alle altre che sono un po' più non improvvisate, però comunque, ad esempio quelle con Grillo che parla fuori, io comunque faccio prima la parte in cui registro io in camera. E poi aggiungo Grillo dopo, quindi comunque le pause, le cose me le gestisco, ma sono tutte a memoria, quindi non sempre riesco a farla perfettamente, quindi certe volte mi improvviso un po'. E comunque no, sono sempre frutto della chiacchiera, perché poi da quello nasce, nel senso, cioè quella di Casaleggio è venuta fuori così, cioè stavamo camminando a Trastevere, a un certo punto ho detto, ma se facessimo Casaleggio che è tipo Chewbacca, che non c'entrava niente, però ci faceva ridere, quindi l'abbiamo fatto. Senti,
Mi sapresti indicare un esempio di satira che hai apprezzato in particolar modo in questi ultimi tempi? Ma io adoro Corrado Guzzanti, cioè per me, nel senso, non è che ci sono tanti altri che mi piacciono più di tanto, nel senso che Crozza mi piace, però si è evoluto in quella direzione, nel senso che lui faceva i Broncovitz, a me piaceva tantissimo quando facevano i Broncovitz loro, il gruppo di Crozza, però per me, cioè, Guzzanti è quello che trova le chiavi di lettura più assurde e più incredibili, cioè a me rimane storica quando fece Rutelli. Per me non, cioè, lì era il top che si poteva fare. Cioè, lui non stava facendo Rutelli, però era Rutelli. Cioè, per me era proprio, era il massimo perché era inattaccabile. Cioè, lui stava facendo Alberto Sordi, però era Rutelli. E poi quando rivedi Rutelli, ormai parla come Sordi, cioè non riesci più a vederlo in altro modo. Cioè, secondo me lui è la persona più. Peraltro, ho visto anche Aniene, cioè, mi è piaciuto. Per quanto una cosa che scrivo spesso su di, cioè, che mi capita di parlare in genere con le persone. È che l'ho visto un po' triste, cioè non ce la fa più secondo me, perché siamo un paese talmente allo sfascio anche da quel punto di vista, che lui è costretto a fare una satira molto realistica, cioè se vedi Tremonti, Tremonti lo fa perfetto, cioè è ineccepibile, però cioè, certe volte parla con le parole di Tremonti e dici ma com'è possibile? Cioè chi sta facendo la presa in giro di chi, capito? Però sì, sicuramente Corrado, ti direi sicuramente Corrado Guzzanti, insomma, gli altri non ne direi. Senti, c'è stato addirittura chi negli ultimi tempi ha, diciamo, avvertito una specie di insofferenza, diciamo, dei membri del Movimento 5 Stelle nei confronti di qualsiasi tipo di satira rivolta al movimento oppure a Grillo, quasi come se appunto non si potesse fare, no? Cosa ne pensi? Ma la satira si può fare ovunque, nel senso io mi ricordo, mi sono letto un po' di commenti, poi vabbè, ce n'erano alcuni proprio netti, cioè di quelli senza obiezione, no, respinta, vabbè, scusi. No, nel senso, non è che non si può fare, cioè, secondo me si può fare la satira di chiunque, per loro è più complicato perché loro forse un po', non lo so. Una persona su YouTube mi ha commentato: guarda, facci l'abitudine perché tanto YouTube è la terra loro, ma diceva lui. E un po' è vero, nel senso che comunque loro, cioè, nascono da lì e quindi diciamo che controllano una parola grossa, però comunque sono tanti sulla rete, cioè loro nascono da lì, sono lì. È un po' come, non lo so se vedo, io non te lo so spiegare, non voglio fare nessun commento politico su quello che riguarda Grillo perché non è che, cioè, uno fa la satira e basta, cioè per me faceva ridere quel tipo di cose. Poi se non ti fa ridere io non ti posso. Forse, cioè, non è che ti devo spiegare perché non ti fa ridere, a me questa è la cosa cioè, non mi interessa fare, ma non mi interesserebbe ovunque. Ci sono dei comici che alcuni non piacciono, ma non è che lui può venire da te e dirti: guarda, io volevo fare questo, questo, non ti è piaciuto, aspetta, te lo rispiego. Non si può fare questa cosa. Quindi, non lo so, non si può fare la satira del Movimento 5 Stelle. Sì, si può fare, non sono abituati, e questo secondo me è il problema più grosso. E quando si è un po' vergini, allora diciamo: ma perché mi prendete in giro? Non lo so, è un po' anche infantile secondo me, cioè alla fine tutti prima o poi ci passano, soprattutto quando poi si sentono dei sondaggi che parlano di 20%, 18%, quindi adesso è solamente, cioè io sono la punta dell'iceberg, io immagino che se loro andranno ancora meglio di meglio in meglio, probabilmente ci andranno tutti su questa strada, ma perché è normale che sia così. Fino a qualche anno fa, la satira politica albergava, diciamo, i giornali fondamentalmente. Come pensi che i social media in particolare e i nuovi strumenti abbiano cambiato il modo di fare satira e anche il modo di fruire eventualmente la satira? Ma sicuramente è diventata una satira più. Ci sono satire più di nicchia, nel senso che essendoci più spazio per tutti è più facile anche trovare una comicità che magari non avresti mai visto in televisione, o comunque ci sono anche comicità immediate, comicità montate a caso, cioè ci sono pure, diciamo, gli amatori che si buttano. Non che io sia professionista, no, per carità. Però si trova un po' di tutto, cioè si trova molta più varietà e si trova anche comicità. A me la cosa che mi è interessata di più quando sono entrato nel magico mondo di YouTube nel 2006 è stata. Io all'inizio ho cominciato facendo satira proprio sempre satira politica per caso, perché Repubblica faceva un contest in tempi non sospetti sempre di satira. Dovevi fare il tuo, come si dice, il tuo comizio elettorale.
Io in realtà feci una cosa tipo sdoppiata con un politico che faceva un comizio con un altro che gli parlava dietro e diceva: "Ma che stai a dire? Non si può fare". E però era un inizio e da lì ho cominciato. Poi in realtà mi sono buttato più sulla. A me piaceva più la satira su YouTube, cioè che era la cosa più interessante secondo me, ovvero il parlare dei vari fenomeni che ci sono su YouTube che hanno molto successo e che tu puoi, diciamo, prendere in giro. Il problema è che quando l'ho cominciato a fare io non c'era nessuno, cioè io facevo le prese in giro di quelli inglesi che però non mi si inculavano perché, ma che, cioè, ma chi sei? Poi rompevano le palle perché non parlavi bene inglese, quindi era tremendo. Però secondo me quella è la cosa più bella di YouTube, cioè la satira intrinseca, che è una cosa incredibile, cioè abbiamo creato un mondo alternativo e facciamo satira di quel mondo alternativo. Poi in America ci sono molte più possibilità, ad esempio loro hanno Funny or Die che... Un sito che è stato fondato da Will Ferrell, penso ci sia di mezzo, che è un attore di Hollywood, che ha creato questa specie di gigante mondo dove fare comicità come gli pare. E loro fanno do doppia cosa, cioè fanno sia la comicità sul mainstream con attori famosi, eccetera, sia accettano, diciamo, quello che viene dalla rete. Secondo te, alla luce di quello che mi hai detto finora, come pensi che evolverà anche in futuro? Cioè, si diventerà più strutturato oppure rientrerà ancora una volta, per esempio, in grandi editori piuttosto che rimarrà una cosa indipendente? Cosa ne pensi? La satira, dici Sì, sempre? sì, sì. Non lo so, secondo me, per come si sta. Cioè, il problema è sempre questo, che è quello di monetizzare quello che uno fa. Perché, parliamoci chiaro, YouTube è bellissimo e secondo me, sta anche andando a distruggere un po' l'intrattenimento mainstream, perché ormai la gente si guarda le cose lì, ci sta il, ah, me lo rivedo dopo. Quindi in realtà sicuramente è diventato una piattaforma che diventerà sempre più importante per fare anche questo tipo di contenuti. E se diventerà più grande, non lo so, finché diciamo, non si trova un modo per anche finanziare questo tipo di realtà, direi no, perché comunque prima o poi dovrei andare a fare, cioè non è, si può fare fino a un certo punto, uno lo fa anche per divertirsi, perché comunque è figo perché lo puoi fare, perché ci sono i mezzi che non ti costano tanto e lo puoi fare, però a un certo punto non può essere solo quello. Ti dico, un fenomeno come Funny or Die, ad esempio, è un fenomeno che cerca un po' di ovviare a questo problema, nel senso che loro sono fondati da uno grosso, cioè Will Ferrell è abbastanza dei mostri sacri della comicità demenziale americana, quindi non lo so, adesso sparo, è come se Bisio aprisse un suo portale del genere e desse la possibilità, anche visibilità, perché poi il problema è quello. Uno fa un video su YouTube, lo può passare su Facebook, lo può far girare, ma finché non va su Corriere Repubblica o un grosso giornale, è difficile che diventi virale per il passaparola. Cioè, si può succedere e succede, però di solito succede molto più spesso con i gattini o cose del genere, che comunque quelli sono più facili da passare. Ecco, quando c'è la satira, poi c'è sempre il limite dell'idealismo della squadra di calcio, no? Ma questo fa satira sul PD, ah, che palle, ah, questo fa satira sulla PD, no, non lo passo, mi fa ridere, però non lo passo. Quindi c'è Chiaro. anche quel problema lì, cioè la satira è un po', da noi è un po' di squadra, non si ride di tutti, si ride solo da una parte sola, insomma. Benissimo, Giacomo, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Grazie a te.